Così Paola, l'Inter si inceppa sul più bello quando cioè intravedeva il successo in gran forma, ieri brillante anche Rakoba, la squadra di Zaccheroni però si è smarrita proprio sul più bello, insieme in campo Adriano e Vieri per mezz'ora e per quanto si è visto avrebbero meritato un minutaggio maggiore. Piace la Sampdoria, ormai davvero ha immagine e somiglianza del suo tecnico, Novellino oggi non ha sbagliato nulla e poi ha trovato Cipriani che gli ha garantito un rendimento pari a quello dell'assente Flacchi. E ora vediamo il film della partita. La giornata di ieri non comincia in modo esemplare, in avvio vanifica così dopo un buon controllo. All'ottavo il primo sussulto offerto dalla Samp, l'intesa Bazzani-Diana favorisce l'inserimento di Doni, la mira è un optional. Al quarto d'ora l'Inter agisce per via centrale, Stankovic. Imposta per Rakoba che finalizza l'intesa, controllo e diagonale, brivido per Antonioli, palla fuori ma non di molto. Rakoba è in condizione, lo si vede, tentativo dalla distanza su cui Antonioli mostra sicurezza. Alla mezz'ora punizione di Rakoba, Vieri quasi si inchina, traiettoria perfetta, vale il vantaggio dell'Inter e Vieri almeno un po' si lascia andare. Movimento d'astuzia più che di potenza il suo, Carrozzieri è disorientato, Antonioli battuto 1-0. La reazione della Samp si esprime solo nel finale di tempo, fa tutto da solo Bettarini, poi la sua conclusione che esalta il riflesso di Toldo. La sintesi curata da Beniamino Falchi ci conduce nella ripresa, l'angolo di Volpi. C'è il tocco di Conte, l'inserimento decisivo di Cipriani al 12°, il primo gol in blu cerchiato dell'attaccante vale l'1-1. Ed è abile, davvero abile Cipriani nel precedere Cannavaro e trovare la porta di Toldo. Zaccheroni allora cambia Cruz con Adriano ed è subito emozione. Minuto 18, Rakoba riceve da lui e lo vediamo da in profondità. Ieri precede Conte ma trova il secondo palo con Antonioli immobile. L'azione non si interrompe, Adriano, ancora lui, vede serve Vieri, il suo sinistro si perde sul fondo ma davvero di pochissimo. Episodio cruciale al 33°, c'è caos nell'area ligure con palla che Emre indirizza verso Adriano e Vieri. Il brasiliano tocca, Vieri realizza il 2-1 per l'Inter, però nasce delle proteste che il replay ci spiega. Sull'invito di Emre, Adriano in fuorigioco, che diventa poi punibile, anche perché è lui stesso a sfiorare, prima che Vieri firmi il nuovo vantaggio. L'assistente consolo non segnala nulla a Paparesta. Gli altri cambi mutano il volto della sfida e al 40° la rincorsa della Samp viene premiata. Il lancio di Bettarini, Bazzani prolunga e Cipriani in aria va giù sul contatto di Cannavaro. Paparesta non ha dubbi, calcio di rigore. Possiamo solo intuire il fallo, di sicuro c'è che Cannavaro non protesta. Dal dischetto va Doni. Quest'anno aveva già sbagliato Doni, ma stavolta è impeccabile nello spiazzare Toldo e trovare così il 2-2 che non cambierà più.